Ecco, Astora qui, Nantalia Stella, et Laura Di Yuga. Et Laura Dampara. Parti Astora qui, et Laura Di. Lisa Biantoni. Giulia Muissem. Salut à tous, je ringrazio di essere con noi, non ta via stella stasera. E una giugai, Sabientoni, stasera adesso una giustra. Studentina, liceana, ricevamo quegli studenti di Polytech, Alexandre Duflan, Sébastien Pédinier, Michel et Gobru. On peut les applaudir. Due parole non dei vostri studi. Alexandre, Sébastien. Oui, yeah, bon, siamo tutti tre in una scuola di ingegneria in Corti, in una scuola di ingegneria in energia e per bastimenti di regole. Donc, on fait parte tutti tre di la Socio Polytech, che ha per scopo di far parte studente per un viaggio pedagogico, per vedere un po' ciò che si passa in altro. Juste pour dire un mot, c'est qu'il y a des cerveaux en Corse, alors autant les former, autant qu'ils travaillent aussi chez nous. Allez, Puleti Chakamana, sa squadra, Caladuga. Contra, au liceo professionnel, Jules Antonini, avec Ignace Pantaloni, Julien Ettori et Sacha Routili, Puleti Chakamana. C'est tout le lycée qui est d'un gumboy ou qui Non, allez, tu es au lycée Antonini, tout le monde oui. Connaît in Ajaccio. Hein? Oui, non, si dici à le LEP Salina, va dire au lycée professionnel Antonini. Ecco. Et si forme à quelle équipe on est au baccalauréat professionnel. Exactement. Et qui fait voi? No, Sacha, nous sommes en formation en internet avec l'EDF, pour un bac pour l'électrotech. Et Ignace conduce servizio. Ecco, conduce servizio. Conduce camion. Da conduce camion. Voilà. E tempo di saluta, mi sa bientôt a me, Patrizia Catacega, salute. Buonasera a tutti. Ti piacere di yoga qui, giovani. Giovani sa bientôt, stasera, e mo la comincia subito, avant qua, raffica. Tutto mondo yoga, sei domande più o meno facile, eh? Primo che ti ha risposto a più di 20 punti, passo squadra. Ascoltate la prima domanda. Allì, da 1953 a 1980, qual era il presidente di Jugoslavia? Ma è conosciuto, eh? Il presidente della Jugoslavia entre 1953 e 1980. T'as ça, hein, 37 ans. Vas-y, bon, oui, non, manque. Mais tu veux dire quoi? L'a ou on l'a été mis? Non, Nimo. Quand on va dire, elle dit, ah, bon sang. Tito. Tito, Patrizia. Manque bon sang. Tito, d'aus over un nome Josip Broz. Ça, je connais ça. Mais bon, et plus qu'on y chou, d'aus un nome et Tito. Ecco. Chou blanc pour la première. Allez, seconde demande. Durante sei mesi, in 2013, la squadra di Lassea ha avuto un allenatore italiano. Ma come si chiamava? Ali. Ravanelli. Ravanelli. Fabrizio Ravanelli, anziano giocatore, eh? Di Juventus. Risposta buona. Bravi. Terza domanda. Qual è l'architetto francese nato svizzero da quale si venne di scrivere l'opera al patrimonio mondiale di l'UNESCO, l'architetto francese né suisse che viene di vedere son œuvre inscrita al patrimonio mondiale dell'UNESCO? È conosciuto questo qui, eh? Allora Eiffel. Eiffel. Il était suisse. Eiffel. Bon. Non, dira Le Corbusier. Le Corbusier. Bon. Une référence. Bon. Une référence dans l'architecture. Excusez-moi, Demi. Hein. Enfin. Alors, il a plus de suite. Allez,
quatrième. In 1982, per l'inaugurazione di un teatro municipale di Bastia, di chi opera celebrissima di Verdi Serravata a rappresentazione? On a joué quel opéra à l'inauguration du théâtre de Bastia? De Verdi, un opéra de Verdi. Vous connaissez le plus que nous? Non, mais qu'est-ce qu'il a fait de lui? Deux ou trois, il les a écrits, c'était pas trop mauvais. Pas trop... Un opéra célèbre de Verdi, Mancun. Non. Ça vient de Tony. Ça vient de Tony. Il bat au long. Patrizia, Zavette ou non? Il y a temps pour ne mica va, Jule. Non, elle est vite, Jule, mais bon. Traviata. Traviata. La Traviata de Verdi, non? Eh, la Traviata de Verdi. Il parle à peine. Oh, il Laurent, ma fine, bon. Tout le monde l'a intesa, au moins une volta. Oui, ma on ne sait mica se l'è la Traviata qui est stata jugada per la prima volta. Allez, Apocalypse Now. Vous conoscete un film? Qual è ne è un realizzatore? Apocalypse Now. Alors, Spielberg. Spielberg, non, on est Michael, non. Michael Ford, non. Non. Diera Francis Ford Coppola. Comment vous appelez? Bon, là, déjà, on est. Alors, cerchiamo una canterina a corsa che canta. Vorrei essere un chihuahua. Vorrei essere un chihuahua pettinato allisciato. Canterina a corsa. Bene, posso mica i di più. C'è una fatta di rien che ti viene. Un nome, una gazzata conosciuta. Una gazzata. La zanna, quella è no. Gabrua. Allora. Masciani. Francine Massiani. Non, on est Ramiga là. Non. Diera. Doria Ousse. Doria Ousse. Non, ta parole est Badrizio Groge, quella è Chihuahua. Ecco. Allora. T'as mo 0 punti, hein? Hai cominciato pienamente bene. Quantunque t'hai été preso 20 punti, hein, quantunque, bravi, sei in testa. Non su di Yuga a varia via. Ecco, e ora cominciamo con un liceo professionale. La prima domanda e tre proposte di Patrizia. Ascoltate bene. Che città è stata a tempo la capitale di Corsica aragonese e la residenza di Ueschi dopo la distruzione di Marianna? Tra. Allora, Diera, Biguglia, Bastia o Aleria? Biguglia, Bastia o Aleria? Quelle ville fut à la fois capitale de la Corse, aragonaise, et la résidence des évêques après la destruction de Marianne? Je pense que ça allait rien. Alors, Amélie, qui dit Biguglia. Biguglia, eh, yeah, hein. Réponse à vous. Su cavaliere qui si vede. A Ugiridon du Iguia che tutto il mondo dice, ma quale sarà? Di Vincente Ludistria, che aveva messo in 1430 a Biguglia, sotto la protezione dell'Aragonese. E dopo è stata in una residenza iueschi quando è stata istruita Mariana. Allez, tocca a voi. E mi parla appena di sport. Allez, chi giocatore di tennis ha guardato più volte in Roland Garros tra... Rafael Nadal, Roger Federer ou Björn Borg? Celui qui a gagné le plus. Celui qui a gagné le plus à Roland Garros. Rafael Nadal, Federer, Björn Borg. Roger. C'est un Suisse, c'est dit Roger. C'est sûr, je pense. Roger, Roger Federer. Björn Borg ou Rafael Nadal? Nadal. Azapid ou. Nadal. Dizigour, hein? Dizigour. Et la réponse est bonne. Espagnol, Nadal. Espagnol qui a vinto 9 volte. Ecco. Ça se tient. Tocca a voi. Ciò le va a trovare l'intruso tra. Userano la oste o la patta negra. Userano. Serano a oste, patta negra. Serano a oste. Sorpris outi, hein? Patanesque. Userano.
Serrano, oste, pata negra. Pata negra, non, più goffo. Pata negra, ah non, pata negra, ça peut être un... Allora. Ugero Userano. Allora, dite. Posso avere una risposta o no? Userano. Perché Userano? Dire la oste. La oste è un pisuto italiano e la spiegù iso spagnoli. Ah, ecco. Cercate troppo lontano. L'ultima domanda, lì. Ma chi l'ha radiovato al corso così ingrato? Qual è chi si lagna di malfatti di corsi in stulamento tra? O Duristo, o Gastagno, o Lucchese? C'est des paroles de chansons et c'est... Ma chi l'aveva giuvato al corso così ingrato, chi m'ha messo la sentenza a morte m'ha condannato, senza sente testimoni né consulta lo giurato. Ah! Di Ugastagno. Lamento di Ugastagno, risposta a voi, bravo! Ugastagno! Di Baoli di Daglio, una poesia lunga di Baoli di Daglio. Ecco, e beh, così te hai 80 punti, tani 0 punti, 7 in testa, bravi! Tutti i punti ci sono lì, no? Puletti pigia 60 punti. Per esempio, rispondite bene a Trappola. Pietti 40 punti e poi se li si sbagliano ancora a vostra trappola di modo che pigliate 20 punti. Ecco, allora cominciare e muravere in questa prima trappola. On a les ingénieurs contre les techniciens. C'est ça? Sì. Tecnici in chi... Tecnici, ma li piace una storia? Allora, ascoltate bene, in che annata i genoesi hanno combattuto contro i corsi in Cagnano? Cagnano? In quale anno i genoesi hanno combattuto contro i corsi a Cagnano? In quale anno i genoesi hanno combattuto contro i corsi a Cagnano? T'hai un'idea? 1625. Ci sono mai battuti in Cagnano. Ça s'en va ou pas? Alors? Par qui dit cette affaire? Par qui on en a, t'es trop compliqué à trouver. Et t'en as radio? Et t'en as radio? Bon. Il faut qu'on passe un risque. Non, t'as vu, t'es juste pour se par qui? Bah, 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 bah. On n'existe mieux qu'à cette bataille. Hein. Non, c'est vrai, cette bataille n'a jamais existé. Ah. Non, ils ont fait fort, là. La bataille, ils gagnent. Si vestidier, il y a tous les années. Question d'ingénieur, il s'est accueilli. Comment? Et là, bah, je voulais qu'on chante à mes gagnants, à mes ivoires. Ah, ça se mange. Oh non. Alors, mi faccio contare una storia. L'altro giorno, prima di andare in Portivecchio, Stella, così che la si chiama, ma se non ha rien a voir, un'amica, una sapientona, ella, ma sapientona di avventura. Dunque, ha fatto verificare le sue ruote e le sue gomme, i pneus, oh, avec un E. I pneus. Quelli di davanti erano troppo gonfiati e quelli di dietro, mica abbastanza. Allora, quali erano le più fruste nanta i bianchi? Ah. Ouais, là c'est bon. C'est du Darit. Darit. Ouais, mais tata. C'est drôle, là, oui. J'ai commencé sur le souffle. Ouais, cuidi le Darit, rien plus bouffat qu'un cuidi le ventre. Se gonfla. Plus gonfiati. Se gonfla. Quelli Darit, plus gonfiati. Et quelli davanti, plus gonfi. Donc. Donc. Un anti-viande. Pour les serres, il est plus frouste. Non, t'as eu viande. Tu savais où tu disais. Hein? C'est vrai, je sais pas où tu disais rien. Tu étais pas là. Mais non. Oui, je suis pas sur le côté. C'est de devant. Mais non. Derrière. Qui me répondite? Derrière. Il est devant, mais tu vois que c'est un billet devant. Eh oui. Une précision, hein. C'est fait des studies di d'électricité. D'électricité. Et Ignace fait des studies di de conduite. Voilà, et Ignace dit chi? Derrière. Et elle qui taille la radio enfin. Ah, trop possible, Pichalo, mais pas possible. Ah, non, non, et enfin, tiens, on attrape. Mais pas possible. Ils ont un chauffeur, ah, bah. Ils ne l'écoutent pas. Oublie, yayo. Ayo. Donc, les points pour l'excès de vitesse, il en prend pas. Hein. Vous êtes à 0 km/h. 140, ça peut faire boy, c'est une test. Allez. Allez, du game ou à ou chapa cap.
Allez, au chapeau à cap, vous nous chitez à 5 indices, une énigme à trouver, 60 punti à ouvrir, moins d'indices. Alors, aujourd'hui, tu as le droit à une personnalité, une diagonale à gazette, et firmée in mente. Ascoltate, ouvrir, moins d'indices. Sono nata vicino à l'Angioli et à un mare. Pourtant, un paese si préfère chez i porchi et à montagne. Non, non, je dis rien. Non, je sais. À quoi les pensa? Non, anime. Un risque de non. Alors, je sais plus. Come li si vergogna? Insomma, a tamalirmi. Con l'amica vergogna dai un'idea. Arrestonica, no? Arrestonica, no, cerchiamo una persona. Una persona. Allora, voilà. Una persona. No, scusa. Allora, no, già che hai detto, cerchiamo una persona. Non in paese. Non sono con una persona. Quasi tutti portano la stessa gasada. Infine, fuori di quelli l'altra grande sterpa, hanno anche lì tutti alla stessa gasada. Dunque, due gasada sei esperte in questo paese. A mea e quella di l'altra famigliona. Una casata conosciuta, oh. Pochi casate conosciute, due nomi di famiglia. La famiglia di questo villaggio, non conosco. No, qualche sia di conosciuta. Allora, un altro indizio, allora. In un gioco, conosciuto assai, ha messo una bella trivia a Mario, che manca forse appena di soffio. Quindi un bel indizio. Luciano, no? Yes. Luciano. No. Una casata, no? No. Okay. Allora, un altro indizio. Marion, anche lei è proprio conosciuta. Una certa Marion. Siamo di lì stesso paese e abbiamo lì stessa casata, ma ella di assai volte con la racchetta in mano. Bartoli. Ma qual è essa? Bartoli, c'è tutto il paese, dunque ci vuole la scegli. No. Hai già provato, Maria Bartoli. Maria Bartoli? No. No. Tanto è la sua cucina, non si sa mica. L'ultimo indizio. Ha già passato 4 anni a giudicare l'altri giocando alle carriere musicali. Ma vale, ma di una pianta di girare in tondo. Jennifer Bartoli, no? Jennifer Bartoli. C'est la bonne réponse! Allora, Jennifer Bartoli, bella sicura, una gasada sei esperta, in nostro paese. Palnega, come Marion Bartoli, che dirà campione di Denis. E dunque, ha messo a dribbia Mario durante un concorso Star Academy. In 2002 e qui si è piantata appena. Allora forse un progetto e forse anche un progetto con Cantarini Corsi, ha già cantato Guillaume Dialesi, dunque s'aspetta, si vedrà. Ecco, on a débloqué le compteur, 20 punti, festa. Senti sempre in testa un cu 140 punti, aumento di giuga a Agata Cega. Vuole, giochiamo a Agata Cega, ascoltate ritagli di canzone, mi dite qual è chi canta e il titolo di canzone, ascoltate. Allora. Ça, c'est chanté par Coldplay. Coldplay, c'est oui. C'est Viva la vie. Viva la vida. C'est la bonne réponse. Oh, la vie. Attention, je dis. Ça va être très difficile de découvrir à la mort. Écoutez. Félix à la mort. Félix à la mort. Non. C'est Félix. La bonne réponse. Oui, à la mort, oui. Bon. Bien. Il a dit ça, oui. Allez, attends, tiens, va. Bon, on remonte. Je vais être gentil, je veux le titre du film. Écoutez.
Putain, il marche ou pas? Oui, oui, c'est bon. Qu'est-ce que ça dit? Subway. 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 Subway, c'est la bonne réponse. Oh, ouais, c'est bon, là. On a été salvato l'onore. Allez, les brovite, moi, allez, ascoltate. Une fleur du Japon sur ses tout petits talons. Tant, tant. Tous les soirs danser. Dans un ballet. Chapitia, hein, c'est bon. Sa beauté séduisit. Chapitia. Un jeune homme de Calvi. Allez, on tente. Et elle ou la tente, allez. Allô. Où son amour. Quelle est qui canta? Ah, répondit-elle, je suis peiné. Un type, je sais où. Quelle est qui canta? Elle était dans le chou, t'es bon. Non, je pense pas. Ignace. Ignace, vas-y. Tentez. Quoi? Je sais pas, j'entends pas ce qu'ils disent. Quoi? Tu vois, j'entends tout le monde. Comment? T'as envie. T'as envie. Et qui canta? T'as envie. Et vous avez qui canta? Parce qu'il chante une chanson. Ah, qui? Qu'est-ce que c'est? Oh, viens, écoutez la chanson, moi, avant de souffler. Oh, je me demande ce qu'il chante. Yo coma, yo coma. Yo coma. Même en lisant. Yo coma. C'est la bonne réponse, allez, yo coma. Donc. Hai salvato l'onore. 60 punti pour Letty Chakamana. Ma i nostri sabientoni di stasera so quelli che hanno diventato ingegnore. En coup 140 punti, bravi. Allez, regali pa tutto il mondo. Cadu. Kuaf Magdayaciu e Wiko, i tre vincitori hanno da sta in connessione. Ognuno si vince un telefonino e una carta di regali. L'altri sanno da Pudelica, una sporta per uomo di prodotti nostrali di Charles Antonin. Ecco, Diavina di suo numero di Sabienton, è la prima volta che noi giochiamo con una squadra di 30 persone. Eh? Allora, Puletti Sciaccamana e due belle squadre. A ringraziare Patrizia di nuovo. Buonasera. Salute. Venite a giocare con noi e ci iscrivete, non ti avrete sociale, non la nostra pagina Facebook, da qui una stonda, l'informazione non ti via stella, ci ritroviamo da qui a poco, ciao, a presto!